bentornati cari telespettatori di Fano TV, siamo in diretta, sono le 8 e 7 minuti, come vi abbiamo annunciato nel precedente collegamento, nell'edizione delle 7 della nostra Occhio Giornali, della nostra rassegna stampa. A quest'ora ci ritroviamo in diretta, eccezionalmente ovviamente, per questo rientro a scuola di milioni di studenti, parliamo di 5 milioni e 600 mila studenti in tutta Italia, tantissimi sono anche quelli che in questi minuti stanno varcando la soglia, il cancello per la prima volta delle scuole. Per qualcuno sarà la prima volta perché c'è il passaggio dalle scuole elementari alle scuole medie, viceversa, insomma, dalle scuole medie alle superiori, insomma, per qualcuno sarà invece un semplice ritorno, ma un ritorno diverso, perché l'ultima volta che i nostri studenti sono andati a scuola in presenza è stato il 5 marzo, il 4 marzo, perché poi il 5, insomma, c'è stata la chiusura, il famoso lockdown in tutta Italia, e con un DPCM del governo tutte le scuole sono state chiuse. Erano mesi, settimane terribili, settimane di paura, dove non sapevamo molto di questo Covid-19. Covid-19 che però non è scomparso in questi sei mesi. Abbiamo imparato un po' a conviverci, a volte facciamo fatica, a volte perdiamo la pazienza, a volte ci rassegniamo, insomma sono tanti i sentimenti che ci hanno accompagnato in queste settimane. Abbiamo provato a riprenderci la nostra vita, abbiamo riprovato in qualche modo a tornare a una vita, se possibile, il più possibile normale, cosiddetta normale. Non è sempre possibile, non lo sarà nemmeno a scuola, perché i nostri figli, i nostri studenti da oggi, sì è vero, rientreranno a scuola, ma lo faranno in modo del tutto nuovo, con tante regole da seguire, quindi bisognerà davvero, a partire dai più piccoli, dai piccolissimi fino agli adulti, fino a quelli insomma già adolescenti, essere responsabili, prendere coscienza di quello che sta succedendo, di quello che è successo ancora di più. E questa volta bisognerà fare davvero i bravi, bisognerà fare sul serio, cercare di essere disciplinati, non come è successo fuori dai locali durante l'estate con la Movida. Allora, cominciamo a vedere allora, i nostri collegamenti, ve li abbiamo già anticipati nell'edizione delle 7 della rassegna stampa, abbiamo due finestre aperte, due collegamenti con Fano e con Pesaro. A Fano abbiamo, ed eccoli qua, i nostri inviati. Allora abbiamo in alto a sinistra Simona Zonghetti, che saluto, buongiorno. E poi abbiamo a destra invece, da Pesaro, Letizia Marchionni. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, siamo lì per raccontarvi che cosa. Il primo giorno, dopo tanti mesi, sono passati sei mesi da quel appunto 5 marzo 2019, le scuole adesso si ripopolano con tante incognite, come abbiamo già detto. Allora io direi di cominciare con Fano e di andare subito da Simona Zonghetti per farci raccontare innanzitutto come sono state vissuti questi primi minuti dal suono della campanella, visto che immagino avrà già suonato. Simona. Sì, esatto Marco, intanto un saluto anche a tutti i nostri telespettatori. La campanella, sì sì, assolutamente è suonata, abbiamo sentito il suono. Come potete vedere mi trovo al campus scolastico di Fano, di fronte al liceo scientifico Torelli, perché appunto, come hai detto bene prima, oggi prendo ufficialmente il via a questo anno scolastico così particolare e storico, direi, con le tante regole anticontagio da rispettare, quindi delle nuove norme. Dobbiamo dire che sono ben 200.000 gli studenti marchigiani che oggi hanno fatto
fatto il rientro a scuola e nella provincia di Pesaro Urbino sono invece 48.227 bambini e ragazzi che sono tornati nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dunque medie superiori, per un totale di oltre 2.300 classi. Questa mattina abbiamo anche avuto l'occasione di intervistare qualche studente, devo dire quasi tutti con la mascherina sul volto, non erano tanto preoccupati, poi dopo magari sentiremo anche qualche loro testimonianza. All'ingresso hanno dovuto igienizzare le mani, poi hanno seguito la segnaletica a terra per entrare in classe e anche la cartellonistica. Molti plessi si sono organizzati, come potete vedere alle mie spalle, con più ingressi e più uscite proprio per evitare assembramenti, e se riuscite a vedere dalle immagini di Giacomo Vitali c'è proprio il nastro, ecco qua, il nastro segnaletico. Quindi hanno diviso ingresso A, ingresso B, D e così via. Inoltre possiamo anche ricordare che quest'anno i ragazzi non avranno il compagno di banco, e quindi in mattinata abbiamo scherzato anche su questa cosa, perché sarà poi anche difficile copiare durante i compiti in classe. Mascherina che poi dovrà essere indossata durante tutti gli spostamenti, così come durante l'intervallo, ma abbiamo fatto il punto intorno alle 7.30 con Samuele Giombi, che è il dirigente del liceo Nolfi di Fano, quindi chiederei alla regia di mandare in onda il contributo. Professore, com'è questo ritorno post lockdown? Avete passato comunque un'estate al lavoro? Un'estate frenetica, poche ore di sonno, ma siamo qui. Ecco, quali sono le norme principali da rispettare, quelle anticontagio? Sono quelle che ormai abbiamo sentito in ogni luogo, diciamo la mascherina che va tenuta sempre quando ci si muove dentro l'istituto, si può abbassare al banco quando vi è, nel nostro caso vi è, un metro di distanza fra ogni studente. Seconda cosa, lavaggio frequente, igienizzazione delle mani con gel igienizzanti che abbiamo in molte postazioni della scuola. E terza cosa, tenere le distanza sociale cosiddetta di un metro, quando soprattutto si è all'interno dell'edificio, camminando nei corridoi, andando al bagno, e non si ha la mascherina addosso. Nel caso in cui un ragazzo dovesse avere la febbre, questo si scopre a scuola, che cosa succede? Succede che l'incaricato Covid di ogni plesso accompagna i ragazzi in un luogo deputato, viene misurata la febbre, vengono chiamati i genitori, i quali provvedono a portarlo a casa e a farlo vedere da un medico. A causa dei lavori di ristrutturazione alcuni studenti seguiranno le lezioni da casa, qual è la situazione? Avremo le classi prime e le classi quinte sempre tutte in presenza. Avremo le classi dalla seconda alla quarta in una forma mista di didattica integrata, due terzi in presenza, un terzo a distanza, che poi si alternano. Di fatto uno studente passerà due settimane in presenza e una a distanza. Avete aumentato anche gli ingressi e le uscite, di conseguenza anche il numero di collaboratori scolastici? Abbiamo chiesto un aumento del numero di collaboratori scolastici, siamo fiduciosi in attesa che ci vengano assegnati. Ci sono novità invece per l'ex Carducci? L'ex Carducci sono novità, nel senso che è stato assegnato da INAIL un finanziamento cospicuo alla provincia di Pesaro, e INAIL si incaricherà di costruire la nuova scuola. In parallelo la provincia sta seguendo un suo percorso con un finanziamento ministeriale. La prima delle due cose che andrà in porto sarà la benvenuta. Grazie professore, buon anno scolastico. A voi, grazie. Lo avete sentito, insomma, le preoccupazioni ci sono state durante questi mesi, queste settimane, ma la voglia di ripartire in tutta sicurezza anche. Uno dei nodi da sciogliere è stato sicuramente quello dei trasporti. Dopo tante riunioni anche a livello nazionale sono state dettate le linee guida, poi però le varie società e le varie aziende a livello locale hanno dovuto predisporre un piano di ripartenza. Come vedete sono insieme al direttore generale di Adrebus, Massimo Benedetti. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei. Intanto le chiedo come è andata questa mattina, avete riscontrato dei problemi o è filato tutto liscio? Fino adesso non abbiamo particolari segnalazioni di criticità su tutto il territorio provinciale. Siamo consapevoli però che i primi giorni per noi sono un banco di prova. Il sistema verrà messo quindi sotto un stress test
sicuramente fra un po' di giorni, quando le scuole saranno al 100% frequentate da tutti gli alunni, e con l'arrivo della cattiva stagione, perché è più con il tempo ancora buono come in queste giornate, molti ragazzi si spostano in bicicletta con mezzi propri. Qual è invece la capienza? Perché abbiamo visto venerdì scorso il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, ha firmato un nuovo decreto. Sì, attualmente la capacità di trasporto dei nostri mezzi è fissata all'80% e al 100% dei posti seduti sui mezzi che non consentono originariamente di trasportare passeggeri in piedi. Ecco, quali sono le norme? Mascherina obbligatoria? Assolutamente sì, non è una novità, è dal quando si sono riaperti i servizi dopo il periodo lockdown. Ed è una raccomandazione che veramente facciamo con il cuore in mano a tutti i nostri clienti, e ai ragazzi in particolar modo. Poi c'è la possibilità, anzi il dovere di igienizzarsi le mani all'ingresso, stiamo finendo di posizionare gli ultimi dispenser, e se il mezzo non è particolarmente affollato, di mantenere lo stesso, se possibile, le distanze di sicurezza. Quanti sono i mezzi che avete aumentato? Allora, già da stamattina, quindi ecco anche perché, diciamo così, abbiamo fatto le prove generali anche per un ingresso più corposo, abbiamo già messo in pista più oltre 15 mezzi stamattina, e quindi altrettanti all'uscita delle scuole e delle varie attività. Per quanto riguarda gli abbonamenti, avete riscontrato un calo? Sì, c'è una certa, non diffidenza, ma sicuramente i genitori, i ragazzi hanno voglia di capire come funzioneranno le cose, quale sarà il sistema, eccetera. Quindi c'è si attendono per fare abbonamento. Abbiamo notato un leggero decremento di afflusso, però in particolar modo venerdì sabato l'afflusso di biglietteria era consistente, e abbiamo già iniziato a fare naturalmente a dare la possibilità di scambiare il famoso voucher del rimborso per il rinnovo degli abbonamenti di quest'anno. Benissimo. Marco, hai domande per il direttore di Adrebus? No, direi che è stato più che esaustivo. Grazie Simona, grazie. Ci ricollegheremo con te tra pochissimo. Adesso voglio andare un attimo mille, a Pesaro, da Letizia Marchionni. Buongiorno Letizia, allora, com'è la buongiorno situazione là? Buongiorno direttore. Siamo qui davanti allo scientifico Marconi, il Guglielmo Marconi di Pesaro, per documento di ritorno a scuola particolare. La situazione è tesa per quanto riguarda le mascherine, si poteva fare meglio, infatti tanti ce l'hanno però abbassata. Per quanto riguarda una ripresa dura, che durante i 3 mesi ha visto il personale scolastico, e quindi docenti, dal preside ai docenti al personale ATA, impegnati in un lavoro di ridisposizione e applicazione di tutte le disposizioni date dal governo. Quindi siamo qua davanti appunto al liceo scientifico Marconi, e stiamo attendendo appunto che i ragazzi arrivino e si posizionino tutti quanti in fila indiana, a distanza l'uno dall'altro di 1 metro. E insomma, come potete vedere alle mie spalle c'è appunto l'entrata del liceo, e tanti sono quelli già arrivati. Di 1900 studenti che li sono 900, e quindi la metà. Comunque sia, a breve insomma, si metteranno in fila e saranno sottoposti tanti al termoscanner di cui si è tanto parlato, e che misurerà la temperatura. Gli ingressi saranno scaglionati, infatti l'orario ufficiale questa mattina. Va bene, abbiamo l'audio un po' disturbato, la linea non è il massimo, fino alle 8 Letizia. E ma comunque abbiamo capito com'è la situazione. Allora io adesso andrei un attimo sui giornali per vedere la prima pagina del Carlino di Pesaro, che
che titola centro pagina Le campanella della verità, scuola al via tra le incognite, distanziamento e trasporti. Come abbiamo visto, sono le due preoccupazioni maggiori dei presidi che hanno in qualche modo in questi minuti già testato un po' il tutto, perché naturalmente a parte i trasporti, che come abbiamo sentito dal direttore generale Benedetti di Adrebus dovrebbero essere appunto tutti regolari, gli studenti a piedi non dovrebbero essercene in giro per la provincia, quindi tutti dovrebbero essere stati portati, trasportati in sicurezza negli istituti, e di conseguenza insomma dal punto di vista del trasporto almeno all'andata la situazione dovrebbe essere tranquilla. Adesso bisognerà vedere poi per il ritorno a casa, mentre sul distanziamento chiaramente qui sono state fatte tutte le prove possibili e immaginabili, addirittura dei lavori all'interno delle classi, dei lavori in muratura veri e propri, cioè hanno dovuto buttare giù pareti, stirarne su altre per garantire la sicurezza, il distanziamento, i banchi. Abbiamo visto, ormai abbiamo saputo, abbiamo capito che va a scomparire la figura del compagno di banco, perché ormai sono tutti banchi singoli e dunque c'è questo distanziamento di un metro che di fatto rende tutti equidistanti, quindi viene a mancare, almeno in quest'anno scolastico, la figura del compagno di banco, che tanti di noi che già la scuola l'hanno fatta insomma ricorderanno in qualche caso anche con affetto. Allora, invece il Corriere Adriatico, sempre sulla questione della scuola, in apertura l'edizione di Pesaro pubblica sui bus la carica dei 12.000 studenti, tanti utilizzeranno giornalmente il servizio di trasporto, oggi la prova del 9 in tutte le scuole della provincia, mezzi pieni all'80%, come abbiamo sentito sempre dal direttore, potrà viaggiare in piedi un altro 20%, insomma alla fine tutto sommato non dovrebbe essere un problema il trasporto, anche se come abbiamo sentito il numero degli abbonamenti è praticamente dimezzato rispetto a quello dell'anno scorso, e quindi molti o faranno il biglietto giornaliero oppure si organizzeranno diversamente, un po' con il motorino laddove è possibile, un po' con le auto laddove ci sono persone, genitori disponibili a portare i figli a scuola con l'auto. Di conseguenza va da sé che il traffico cittadino aumenterà, soprattutto nelle grandi città come Pesaro e Fano. Allora, questa è la pagina del Corriere Adriatico. Andiamo a vedere le pagine interne. Ecco qua, trasporto scolastico, la prova sui bus, salgono 12.000 studenti, scrive ancora il Corriere Adriatico, mentre oggi sale a bordo anche il tutor per il controllo delle mascherine. Tutto pronto a Fano, riparte anche il Nolfi, spalmato su quattro sedi. Mentre sulla pagina del resto del Carlino, trasporti, l'incognita sui 16.000 pendolari, campanella al via, solo la metà degli studenti, vedete, ha fatto l'abbonamento, gli altri come arriveranno oggi in classe? L'abbiamo detto, arriveranno in classe probabilmente accompagnati dai genitori, da qualcuno che può farlo, oppure con il biglietto singolo, quindi si muoveranno comunque con i mezzi pubblici, pericolo traffico congestionato. Simona Zonghetti, che vedo di nuovo di fronte al liceo, all'ingresso del liceo scientifico Torelli, siamo a Fano, e allora vedo che sono già tutti dentro, fuori non c'è più nessuno, la campanella dunque è già suonata, che bilancio riesci a dare, tu che hai visto, hai seguito l'arrivo di questi studenti? Beh, credo un bilancio più che positivo, non so se Giacomo può spostarsi anche con la telecamera, perché vediamo una bella distesa di biciclette, quindi tanti, davvero centinaia di studenti che questa mattina hanno raggiunto il campus scolastico. Stiamo attendendo il sindaco di Fano Massimo Seri, se non dovessimo riuscire ad intervistarlo in diretta, lui questa mattina dalle 9 alle 11 insieme all'assessore
Samuele Mascarin andrà nei vari plessi per portare il saluto a tutti gli studenti e a tutto il personale scolastico, quindi sicuramente ve la riproponiamo questa sera nel nostro telegiornale. Ma se possibile, Riccardo e regia, vorrei mandare l'intervista che abbiamo realizzato poco fa a due ragazzi. Ragazzi, buongiorno. Com'è questo ritorno a scuola? Eravate preoccupati? Siete tranquilli? No, io sono abbastanza tranquillo. Che classe frequentate? La quarta liceo scientifico Fano. Queste norme anticontagio vi spaventano oppure no? Ma detto sinceramente non più di tanto, se le precauzioni sono fatte bene non sono preoccupato, diciamo così. Ormai vi siete abituati? Esatto, sì, oramai sì. Come penserete di affrontare questo anno in tranquillità? Non si potrà neanche copiare dal vicino di banco? Quello magari forse è il problema più grande, no? Però io tutto sono tranquillo, preferisco le lezioni in presenza piuttosto che online e no, secondo me si affronterà come tutti gli altri anni, con tanta voglia di andare a scuola e tanta voglia di fare bene. Sommato questi ragazzi e poi ovviamente abbiamo sentito anche il parere di altri ragazzi, la loro testimonianza, più o meno preferiscono tutti, sì, sono tranquilli, anzi preferiscono le lezioni in presenza, quindi sono contenti di ritornare a scuola. Intanto è arrivato il sindaco di Fano Massimo Seri proprio per portare in diretta un saluto e gli auguri agli studenti. Buongiorno sindaco, buongiorno a lei, rindosso la mascherina. Allora, anche a scuola, nelle scuole comunali tutto è ripartito tranquillamente. Vorrei ricordare che anche per quanto riguarda la refezione, quindi le mense, ci sono ben 9 cucine pronte per preparare circa 2000 pasti al giorno, un servizio garantito da oggi, quindi la ripartenza è andata bene, tranquilla. Sì, poi il punto della situazione lo faremo al termine della prima giornata, però a dire la verità noi ci siamo preparati con largo anticipo. Già dalla settimana scorsa sono partito il servizio mense per i nido, quindi abbiamo fatto sotto certi aspetti una prova generale per non farci trovare magari con delle difficoltà dell'ultimo momento oggi. Al momento tutto procede per il meglio, adesso dopo questo momento andrò in alcune scuole insieme all'assessore Mascherin, però al momento è tutto sotto controllo. È chiaro che viviamo una situazione straordinaria, che non ha precedenti, quindi sotto certi aspetti ci sono anche molte sperimentazioni, dal servizio di trasporto, alcuni servizi delle misure di distanza, quindi oggi è anche un'occasione di verifica sulle misure che abbiamo adottato, però ecco, al momento non ci sono sbavature. Qual è il suo augurio agli alunni e a tutto il personale scolastico? Beh, intanto un ringraziamento a tutto il personale per il lavoro fatto fino ad oggi, perché ripeto, non era semplice, non era tutto scontato, è una situazione veramente straordinaria. Ai ragazzi, anche ai ragazzi li ringrazio perché hanno dimostrato con grande maturità di prepararsi a questo momento e devo dire che sono anche contenti di questo primo giorno di scuola, perché effettivamente erano anche stanchi di questi metodi di distanza che hanno dovuto subire negli anni, mesi precedenti. L'augurio è quello di vivere questo momento con senso di responsabilità, ma anche con lo spirito aperto, che la scuola è un momento bello, lo ricordavo anche ad alcuni giovani. Questo è il percorso formativo, sono quei ricordi che poi si porterà dietro per tutta la vita. Si allacciano anche rapporti che ci accompagneranno, ma l'augurio vero che voglio fare è di viverlo con lo scopo vero che ha la scuola, quella di farci crescere, di aprirci la mente, di darci tutti quegli strumenti per essere persone autonome e mature. E lasciatemi dire anche, visto anche gli episodi ultimi che ci sono, la scuola sia anche un'occasione per aumentare il senso di responsabilità verso gli altri, nel rispetto reciproco, perché se saremmo capaci di fare questo, cresceremo delle persone capaci, intelligenti, ma soprattutto che sanno comprendere il valore della comunità e del vivere insieme, perché il senso anche civico dell'essere il buon cittadino, il buon componente di una comunità è un elemento base della scuola e di viverla anche con serenità, perché la scuola è anche un momento bello, anche goliardico, quindi bisogna studiare, bisogna crescere, ma bisogna anche viverlo da giovani con il giusto spirito. Grazie sindaco, direttore, ci sono domande?
No, grazie Simona, grazie a te, grazie anche al sindaco di Fano Massimo Seri. Siamo in chiusura, per cui io, se non ci sono aggiornamenti, direi di... Grazie sindaco. Grazie direi di continuare voi a vedere un po' la situazione per il telegiornale di questa sera. Quindi poi continuare a fare insomma un po' di interviste, certo. Vedete un po' quello che sta succedendo lì, raccogliete un po' di informazioni e poi ci vediamo qui in redazione. Grazie Simona Zonghetti da Fano. Velocemente saluto anche il direttore da Pesaro Letizia Marchioni. Letizia, mi senti? Letizia? Sì, sì, ecco, un po' sì. Di sì. Allora, guarda, abbiamo 10 secondi, ti chiedo di chiudere il collegamento e poi di continuare a fare il tuo lavoro con l'operatore per il telegiornale di stasera. Sì, insomma, si può dire che la pandemia ha cambiato la vita scolastica e quindi gli studenti dovranno convivere con queste regole. In questo momento sono suonate le prime due campanelle, quella delle 8.25 quando sono entrate le prime e quella delle 8.30. I ragazzi hanno tirato su la mascherina e sono entrati e sono stati sottoposti al termoscanner e si sono avviati verso le loro classi, dove poi avranno trovato i loro banchi monoposto e tutte le postazioni per igienizzare le mani ed anche le loro postazioni stesse. Non so se è possibile sentire velocemente l'intervista del preside Rossini del Marconi. Se ce l'abbiamo, del sì. Professor ce l'abbiamo, Riccardo? Allora, ce l'abbiamo, Letizia, ce l'abbiamo, sì. Perfetto. Sono organizzate le classi, chi è in presenza e chi invece no? Dunque, oggi entrerà il 50% della classe, di ogni classe. Facciamo ad esempio, non so, 30 alunni, 15 sono qui in presenza e 15 sono in questo momento a casa che seguiranno a distanza la didattica della giornata. Perfetto. Mentre invece quali sono le responsabilità di un preside durante questa emergenza sanitaria in una situazione del genere? Direi che sono infinite. Infatti è nato anche, come dire, un problema di natura, diciamo così, giuridico-penale, nel senso che la responsabilità sulla sicurezza dei lavoratori è in capo al dirigente scolastico, ma qui siamo di fronte a una situazione completamente diversa. Un conto è un problema che si evince, che si vede, non so, una finestra pericolante, in quel caso si interviene con un muratore, la si circonda con un nastro per non essere, diciamo così, pericolosa agli studenti che camminano, ma il Covid, un virus, non gli puoi certo dire di non entrare. E qui sarebbe surreale. Comunque, ovviamente, la responsabilità è una responsabilità morale. Tutto quello che succede qui dentro è in capo, in termini di responsabilità, al dirigente scolastico. Perfetto. Sono stati riscontrati problemi particolari durante la preparazione degli arredi, delle disposizioni e quant'altro? Ma direi non tanto. È ovvio che noi ci siamo attrezzati da tempo oramai. Sia le linee guida ministeriali, sia le nostre, diciamo così, procedure autonome scolastiche sono partite da tempo oramai. Noi da giugno stiamo lavorando a questo giorno sostanzialmente. I problemi sicuramente più rilevanti sono stati quelli del trasporto, perché fino a una settimana fa non si sapeva se l'autobus poteva trasportare il 100% degli studenti, ora siamo all'80%, una settimana fa era al 60% e questo ci aveva indotto effettivamente a decidere di partire al 50%. Allora, che cosa succederà ai ragazzi che non rispetteranno le regole, quindi distanziamento sociale, mascherina, eccetera? Ma io conto davvero tanto sul senso di responsabilità dei nostri studenti, non sono bambini, sono ragazzi grandi. Sono ragazzi che vanno dai 14 ai 19 anni e sono davvero in grado di essere compartecipi del sistema che assicura a tutti, diciamo così, una certa protezione. Non credo che dovremmo intervenire con sanzioni disciplinari, tanto per capirci, davvero non lo penso. Vuole fare un augurio ai ragazzi? Ah beh, l'augurio a tutti noi, ma veramente grande. Comunque ragazzi, bocca al lupo, dai che ce la facciamo. Arrivederci, grazie e buona giornata. Bene, con questo in bocca al lupo, dai ragazzi, ce la facciamo e con i pollici verso l'alto ci salutiamo. Ringrazio
Simona Zonghetti da Fano, Letizia Marchioni da Pesaro, grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Ci salutiamo dicendo con un aforisma: la scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. Grazie e buona giornata a tutti. Arrivederci.